Il 20 maggio si sono tenuti a Roma i funerali di Franco Di Mare, giornalista e inviato di guerra, scomparso a causa di un mesotelioma. La sua morte ha sconvolto il pubblico televisivo, che lo aveva amato come conduttore di Uno Mattina e La Vita in Diretta. Prima di morire, Di Mare aveva criticato la RAI per averlo abbandonato durante la sua malattia. Nonostante ciò, la RAI ha dedicato molti approfondimenti alla sua memoria, con colleghi e trasmissioni come La Volta Buona di Caterina Balivo, che lo hanno ricordato il giorno del funerale con una diretta. Il giorno dopo è scoppiata una polemica perché il pubblico ha giudicato inappropriata l'esultanza della RAI per i dati di ascolto del programma che trasmetteva in diretta il funerale. La RAI aveva comunque espresso le sue condoglianze alla famiglia,